Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi un ciondolo da una forma diversa, così quadrata. Se ne vedono pochi, mi sembra, con questo disegno che poi da tondo diventa quadrato. E quindi un ciondolo che io chiamerò Maria Grazia. Spero che vi piaccia e vi farò adesso l'elenco dei materiali che occorrono per fare il ciondolo. Ecco, iniziamo con un Rivoli da 14 mm, questo bellissimo colore blu. Poi ci serviranno delle perle, eccole, ma soltanto 4 perle da 3 mm per l'incastonatura. Poi sempre per l'incastonatura e poi chiaramente anche per il seguito. Serviranno delle rocaglie 11-0, io utilizzerò queste della Miyuki, e per la parte retro dell'incastonatura serviranno delle rocaglie 15-0, utilizzerò le 10-52. Ecco. Due colori di cipollotti 4x3. Ecco, questi, io utilizzerò questi due colori. E poi mi sa, un pochino di Super Duo, veramente poche. Ecco, Super Duo. Anche queste ne servono soltanto 12, un bel color cobalto. Somiglia un pochino al Rivoli, al colore del Rivoli. Ecco, Super Duo. Ah, come filo, scusate, dimentico sempre il filo, ma è il mio classico Farline 015. Va bene anche uno 012 comunque. E come ago, un ago 11. Ok, buon tutorial. Ecco, iniziamo con l'incastonatura. Dovremmo inserire una perla e 5 rocaglie. 1, 2, 3, 4 e 5 rocaglie per 4 volte. La perla la potete sostituire con un mezzo cristallo o con un cipollotto 3x2, è la stessa cosa. Ecco qui, abbiamo inserito una perla, 5 rocaglie, una perla, 5 rocaglie, una perla, 5 rocaglie, una perla e 5 rocaglie. Quindi questo modulino di una perla e 5 rocaglie è ripetuto per 1, 2, 3, 4 volte e chiudiamo a cerchio. Ecco, come al solito avrò messo un filo lunghissimo, ma preferirei non fare, quando faccio i tutorial non mi piace fare delle giunte, quindi pazienza, trascinerò un po' di cartellini. Ecco, ci dobbiamo portare chiaramente all'inizio del filo. E poi faremo i classici nodini. Io direi che ci possiamo vedere una volta fatti i nodini e poi vi farò vedere il proseguo della lavorazione. Ecco qui, abbiamo fatto i classici nodini ed entriamo nelle prime 3 rocaglie. Eccolo qui, vedete? Nelle prime 3 rocaglie delle 5. Questo perché il nodino vada dentro la rocaglia e non dentro la perla, perché la perla, almeno queste perle Swarovski, hanno un foro molto piccolo. Poi prendiamo, è una semplice knitted comunque questa incastonatura, un pochino diversa, ma è una knitted. Prendiamo 9 rocaglie 15-0. Vediamo un po' quante sono: 4, 8 e una 9. Adesso le contiamo insieme comunque. Quindi sono 4, 8 e una 9. Siamo usciti dalla rocaglia, la terza rocaglia delle 5 e rientriamo nella stessa rocaglia dalla parte opposta.
Poi attraversiamo le due rocaglie e la perla ed usciamo dalla perla. E faremo la stessa identica cosa. Prendiamo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eccole qui, contiamole. Sempre 4, 8 e una 9. E entriamo nella perla. E faremo un altro archetto. Quindi ne facciamo uno nella rocaglia centrale delle 5 ed uno sulla perla. E proseguiamo così, semplicemente, perché è veramente una incastonatura molto molto semplice, per tutto il giro. Ora vi farò vedere un'altra volta sulla rocaglia, ma insomma è sempre la stessa cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Eccole qui e ci inseriamo nella rocaglia. Direi che potete proseguire assolutamente da sole. Ecco, da soli. A dopo. Abbiamo inserito l'ultimo anellino, eccolo qui. Nello stesso anellino dobbiamo risalire sulla quinta rocaglia delle 9 che abbiamo appena inserito, quindi 3 e 2, 5. Chiaramente la quinta è la centrale. E poi prendiamo due rocaglie ancora 15, 0. E ci inseriamo nella quinta. Se avete difficoltà a trovare la quinta, potreste anche inserirla già di colore diverso. Io non l'ho fatto, ma tutto sommato non sarebbe male. Ecco. Quindi mettiamo due rocaglie. Ecco le due. E ci inseriamo nella centrale. Ancora due. E ci inseriamo nella centrale. E poi proseguiamo fino a ritrovarci in questa rocaglia dalla quale noi siamo partiti. Ecco, stiamo entrando nella prima rocaglia che abbiamo diciamo dalla quale abbiamo inserito le prime due rocaglie. Sempre 15, 0. Ecco, facciamo un piccolo rinforzo su queste rocaglie inserite e poi ecco, intanto prendiamo il Rivoli, bellissimo, e lo inseriamo a testa in giù e chiudiamo bene. E poi continuiamo con il rinforzo fino a quando si chiude bene tutto quanto la parte retro. Ecco, già incastonato il Rivoli. Ora dobbiamo con il filo arrivare fino alla rocaglia di punta di questo archetto, perché dobbiamo risalire. Quindi, fatto chiaramente tutto il rinforzo, risaliamo. È indifferente se risalite dalla parte della perla o dalla parte della rocaglia. Ecco, in questo caso siamo risaliti sulla parte della rocaglia. Eccoci qui. E adesso togliamo le 15,0 perché non ci occorrono più. Quindi possiamo eliminarle. Ci servono soltanto le rocaglie, i rivoli anche lo possiamo eliminare. Quindi usciamo dalla rocaglia centrale dalla quale abbiamo fatto partire quegli archetti per formare l'incastonatura e prendiamo tre rocaglie, sempre 11,0. E rientriamo nuovamente nella stessa identica rocaglia. Eccola qui. Usciamo con il filo da questa parte e rientriamo dalla parte opposta.
formiamo questo piccolo motivo. Poi attraversiamo le due rocaglie e la perla. Ecco, se vi capita di uscire dalla perla, chiaramente potete partire da quest'altro motivo. Ecco, tirate sempre molto bene e prendete 4 rocaglie, 3 e 4. Eccole qua, 4 rocaglie e rientriamo nella perla. E poi va bene, io ho attraversato direttamente. Ecco, si forma questo archetto sulla perla. Poi attraversate le 3 rocaglie. E prendete sempre, quindi sulla rocaglia inserite 3 rocaglie, sulla perla invece ne inserite 4. Ecco, molto molto semplice anche questo lavoro. Ecco qui, vedete? Quindi 3 rocaglie sulla rocaglia, 4 rocaglie sulla perla e 3 rocaglie sulla rocaglia. E facciamo lo stesso lavoro su tutto quanto. In tutto il giro e poi ci vediamo quando avete finito questo giro. Ecco qui, abbiamo inserito le ultime 4 rocaglie sulla perla. Ecco come si presenta il lavoro. Dobbiamo sempre da questa perla risalire sulle prime 2 rocaglie. Eccole qui, le prime 2 e tirate bene. Prendete una rocaglia, eccola una, e ci inseriamo al centro delle 4 rocaglie. Ecco, e si forma questa puntina. Poi prendete una rocaglia ancora e vi portate sulle 3 rocaglie che avevamo inserito precedentemente, su tutte e 3. Senza soltanto rinforzando, senza inserire nulla. Tra i due motivi, le 3 rocaglie e le 4 della perla, inserite sempre una rocaglia e poi al centro delle 4 rocaglie sopra la perla inserite un'altra rocaglia. Anche questo è un passaggio molto molto semplice. Di semplice attenzione, ecco. Faccio vedere un'altra volta, ma mi sembra abbastanza semplice. Quindi abbiamo inserito una rocaglia, entriamo dentro le 3 rocaglie che abbiamo messo sulla rocaglia e poi inseriamo un'altra rocaglia tra i due motivi. Eccola. E poi ci portiamo al centro, attraversiamo le prime due e inseriamo una rocaglia che forma questa puntina soltanto sulla perla. Ecco. E proseguite inserendo quindi una rocaglia tra i due motivi e poi un'altra al centro, un'altra tra i due motivi ancora e poi una al centro delle 4 rocaglie sopra la perla. Sembra un lavoro molto molto semplice. Abbiamo inserito l'ultima rocaglia tra i motivi e usciamo dalla puntina che può essere questa sopra la perla o anche quest'altra puntina sopra la rocaglia, indifferente. E adesso lavoreremo con i scivolotti o rondelle 4x3. Quindi prendiamo 2 rocaglie. Un cipollotto e 2 rocaglie. Quindi 2 rocaglie, un cipollotto e 2 rocaglie. Usciamo dalla punta sopra la perla e ci inseriamo nella punta sopra la rocaglia. Vedete, lavoriamo su tutte queste punte che noi vediamo in rilievo. Quindi ancora 2 rocaglie, un cipollotto
due rocaglie, eccolo qui, e ci portiamo sulla punta successiva. Ecco, lo facciamo un'altra volta, ma come avete visto è un passaggio molto semplice e in tondo, quindi non dobbiamo fare null'altro in questo caso. E poi, eccolo, sulla puntina sopra la rocaglia. Ecco, proseguiamo ad inserire su tutte le punte questo due rocaglie, un cipollotto e due rocaglie. A dopo. Ecco come si presenta il lavoro. Abbiamo inserito le ultime due rocaglie, cipollotto e due rocaglie, ci siamo inseriti nella rocaglia di punta. Io ora vi consiglio di ripassare su tutte queste rocaglie e cipollotti per dare una bella consistenza a questo giro che è fondamentale. Quindi ecco, non dobbiamo assolutamente inserire nulla, ma dobbiamo soltanto rinforzare tutto il giro che abbiamo fatto, ecco, fino a ritrovarci le contate sono 8, se non sbaglio, 2, 4, sì, sono 8 cipollotti, fino a riportarci nel punto di partenza. E da lì poi proseguiamo con un altro tipo di lavorazione. Ok, quindi vedete, già prende una maggiore consistenza. Quindi rinforzate tutto quanto il giro e ci ritroviamo una volta, un'altra volta su questa rocaglia. A dopo. Ecco come si presenta il lavoro dopo aver rinforzato tutto il giro. Adesso ci troviamo ad uscire da una rocaglia subito dopo il cipollotto e dobbiamo prendere due rocaglie, due, scusatemi, mettiamo qui le super duo, eccola. Quindi prendiamo due super duo e ci inseriamo nella, quindi ecco le due super duo, e ci inseriamo nella rocaglia prima del cipollotto, nel cipollotto e nella rocaglia immediatamente dopo il cipollotto. Noi ci troviamo sopra il motivo della rocaglia, diciamo, dove abbiamo la rocaglia, dove abbiamo la perla, ma indifferente, non c'è assolutamente problema. Potete anche non scambiare i posti, non c'è problema. Ecco, prendiamo una rocaglia, un cipollotto di colore diverso, una rocaglia e ci inseriamo nella rocaglia, nel cipollotto e nella rocaglia. Poi ancora prendiamo le due rocaglie, eccole, e ci inseriamo nella rocaglia, nel cipollotto e nella rocaglia, eccolo qui. Ed ancora prendiamo una rocaglia, un cipollotto di colore diverso ed una rocaglia e ci inseriamo in questa identica maniera. Quindi attraversiamo i cipollotti e le rocaglie sempre nella stessa maniera, però inseriamo in diciamo in una specie di V un cipollotto, in un'altra inseriamo le due super duo. Ci vediamo alla fine. Ecco come si presenta il lavoro dopo l'inserimento dell'ultimo cipollotto di colore diverso. Abbiamo attraversato quindi la rocaglia, il cipollotto, la rocaglia e a questo punto saliamo sul foro superiore della Super Duo. Prendiamo un'altra Super Duo, eccola. Prendiamo tre rocaglie, una, due e tre. Eccole qui. Quindi una super duo, tre rocaglie, portiamo in fondo al filo e dobbiamo rientrare nell'altro foro della super duo che abbiamo appena inserito. E poi dobbiamo entrare nella super duo
nel foro superiore della seconda superduo, in maniera tale che questa superduo che abbiamo inserito si ponga in orizzontale. Eccola. Eccola qui, in orizzontale. E a questo punto prendiamo una rocaille, un cipollotto, una rocaille, eccolo, e ci inseriamo nel cipollotto che abbiamo appena inserito. Poi prendiamo ancora una rocaille, un cipollotto ed una rocaille, eccola, e ci inseriamo nella superduo. Poi prendiamo un'altra superduo, tre rocaglie e faremo lo stesso identico lavoro che abbiamo fatto su questa punta. Portiamo in fondo al filo le tre rocaglie e rientriamo nella superduo e poi nel foro superiore dell'altra superduo e così che si posiziona in orizzontale. Poi prendiamo una rocaglia, un cipollotto ed una rocaglia e ci inseriamo dentro il cipollotto e poi ancora una rocaglia, un cipollotto, una rocaglia e ci inseriamo nella superduo. Praticamente dobbiamo fare tutto questo lavoro intorno. Allora, una piccola precisazione: se i vostri cipollotti fossero troppo grandi, come sono i miei, sono abbastanza grandi, diciamo, vi inserite in questa maniera. Se vi rendete conto che il bordo tende ad andare in dentro, allora a questo punto, invece che entrare direttamente nel cipollottino rosso, potete entrare anche nella rocaglie, in maniera tale che tutto il lavoro si allarghi un pochino, ecco. Questo in corso d'opera perché purtroppo i cipollotti non sempre sono della stessa identica misura, però diciamo che in questa maniera ho fatto alcune prove e è andata sempre bene. Ok, io direi che ci possiamo vedere una volta terminato tutto questo lavoro. A dopo. Ecco come si presenta il lavoro. Io vi consiglio a questo punto di ripassare attraverso tutti quanti i cipollotti e le superduo e le rocaglie che abbiamo inserito. Insomma, questo giro va rinforzato perché così il lavoro prende una bella consistenza e poi vi farò vedere come inserisco, beh, è una cosa molto semplice, il portaciondolo tibetano, a me piace molto. A dopo. Ecco qui, abbiamo rinforzato tutto quanto il lavoro ed ora inseriamo il portaciondolo tibetano. Inseriamo tre rocaglie, il portaciondolo ed altre tre rocaglie. 1, 2 e 3. E chiaramente dobbiamo uscire dal cipollotto centrale. Poi ecco, rientriamo e poi rinforziamo tutto e ci vediamo una volta terminato tutto e fatti i nodini. A dopo. Ecco il ciondolo che chiamerò Maria Grazia terminato. Vedete, sono due colori diversi per uno stesso lavoro. Mi è piaciuto molto questa forma quadrata. E spero che piaccia anche a voi. Un bacio a tutti e al prossimo. Ciao ciao!